Salve, oggi parleremo delle avventure, un genere che appassiona milioni di persone. In un'avventura voi vi calate nei panni di un personaggio che deve interagire con altre persone, deve fare dei dialoghi, deve trovare oggetti, insomma una trama che si crea via via sempre più inaspettata. Ecco, ma cerchiamo di trarre un sunto della storia delle avventure. Ma com'erano le prime avventure? Date le numerose limitazioni tecniche imposte dal computer da allora, le prime avventure erano dette testuali, perché i numerosi mondi fantastici erano ricreati solo grazie all'ausilio del testo e il giocatore doveva digitare comandi via tastiera. Poi in seguito, grazie all'aumento delle potenzialità dei computer, è entrata finalmente la grafica nel mondo delle avventure. Era il periodo in cui dominavano le avventure della Lucas e della Sierra. Ecco, adesso con l'avvento di CD-ROM la situazione è migliorata ulteriormente. Più animazioni, grafica, sonoro, parlato. Adesso a parlarvi sono i personaggi famosi di Hollywood. Pensate che in Gabriel Knight, Mark Hamill, il famoso Luke Skywalker di Guerre Stellari, ha effettuato il doppiaggio. Si è quindi creato un legame sempre più stretto tra il mondo di Hollywood e il mondo delle avventure. Le nuove avventure potevano offrire tonnellate e tonnellate di filmati realizzati ad Hollywood. Ad esempio, Fantasmagoria era un vero e proprio film interattivo, con centinaia e centinaia di filmati. Anche The Beast Within, Gabriel Knight 2, offriva questa qualità. Ma in realtà la giocabilità era ridotta a pochissimo rispetto al primo episodio. E pensare che uno, un gioco gigantesco, stava su un semplice dischetto. Ecco, ma questo connubio Hollywood videogiochi non ha dato solo risultati negativi. Basti pensare che nella fine degli anni 95, dai laboratori LucasArts, è uscito un prodotto come The Dig, considerato anche tutt'oggi una delle migliori avventure. Grandi colonne sonore, il soggetto scritto da Steven Spielberg e gli effetti speciali della Light Industrial Magic. Ecco quindi, a parte il caso di The Dig, il panorama delle avventure fino all'anno scorso era proprio questo. C'erano molte avventure, ma tutte con poche giocabilità, con poca longevità. Mancavano quelle componenti che avevano fatto impazzire i giocatori delle avventure in tutto il corso degli anni Ottanta. Ecco perché giochi come Full Throttle o Gabriel Knight 2 non ebbero un gran successo. Erano brevi, la trama era troppo breve. Possibile che nel passaggio da dischetto a CD-ROM la longevità fosse diminuita invece che aumentata? Ed in un panorama come questo, come un fulmine a ciel sereno, che apparve Broken Sword, un'avventura targata Revolution, che stupì un po' tutti, un po' per la grafica superlativa, le animazioni fantastiche, tutto in stile cartone animato, un po' per la trama finalmente lunga e avvincente come l'avventura di un tempo. Broken Sword ha segnato, si spera, un'inversione di tendenza nelle avventure grafiche, che ora sembrano piano piano riacquisire la longevità di un tempo. Bene, nelle prossime puntate parleremo dei videogiochi di azione. Ringraziamo ora Filmopoli per averci ospitato e alla prossima. Ciao. Ciao.